Allora, stavo raccogliendo un pochino di reference. Condivido il mio schermo. Sì. Stavo cercando un pochino di reference. Ho preso un po' di cose generiche di Carlini in generale, di struttura anatomica in generale. Me li sono messi su PureRef. Adesso andiamo a disporci di meglio. Facciamo un arrange ottimale. E magari prima, anzi, facciamo un normalize. Secondo l'altezza, così le facciamo tutte quante grandi uguali. Ci sono un po' di reference generiche di volti di Carlini. Quello di cui ho bisogno ancora sicuramente sarà saranno un pochino di viste della testa e del corpo dei Carlini. Ho qualche tre quarti, però non somiglia esattamente al tipo di volto a cui sto pensando io. In questo caso, un'espressione così asimmetrica con i denti che si vedono leggermente, probabilmente è quello che mi interessa. Simile anche a questa. E qui ho più che altro reference per il grasso del collo, per i volumi principali, per questi vari rotoli e simili che abbiamo sul corpo. Magari potremmo provare anche, sono così simili a cloth questi, che potremmo provare a utilizzare un pochino di dinamiche direttamente di ZBrush, in modo tale da dare un pochino più di volume e di pesantezza a queste varie parti. Allora, qua abbiamo già qualcosa di interessante, sicuramente. Questa qui, per esempio, mi sembra abbastanza interessante. Mi piace quanto è simmetrico il fatto che abbia gli occhi quasi completamente coperti da questo rotolo. Di che altro bisogno? Allora, qualcosa di anatomia generale, quindi prendo giusto un paio di reference, per esempio, sulla forma generale del teschio, è utile anche sul tre quarti in questo caso. Magari qualche sketch generale di anatomia, giusto per avere un'idea delle proporzioni generali del bacino rispetto al torso, per esempio. E poi, ovviamente, troveremo un po' di reference anche con calma più tardi, però quello che vorrei provare adesso, invece, è qualche reference per la posa bipede. Quello che mi ha ispirato, diciamo, di questo progetto è l'idea di avere, cioè, quella posa un pochino ridicola che hanno i cani quando sono su due zampe, molto con il petto e la pancia all'infuori, che trovo che si sposi bene con questa immagine un pochino del malavitoso, sicuro di sé, eccetera, eccetera, con petto, pancia all'infuori. E quindi ho bisogno di cercare un pochino di reference lateralmente per questa posa, per capire un attimo come effettivamente, cosa vediamo quando un cane su due zampe? Quindi posso prendermi, faccio una ricerca generale come pug o bulldog two legs su due gambe. E iniziamo ad avere già qualche referenza interessante. Allora, questa qui già è carina per quello, almeno per la struttura generale fisica che vorrei fare. Anche per le proporzioni generali del corpo e particolarmente simpatico, per esempio, vedo adesso che essendo su due zampe e avendo le zampe particolarmente corte, poggia su tutto quanto il piede, a differenza dei cani normalmente che poggiano soltanto sulle dita. Quindi fa addirittura questo effetto ancora più umanoide automaticamente perché ha l'intero piede che poggia per terra. Potrebbe essere interessante fare qualcosa del genere oppure giocare anche proprio sulla posa di Gtigrad tipica del cane. Questo qua teniamocelo un attimo per la posa. Vorrei invece qualche reference. Allora, quello che non mi convince tanto di questa è che è comunque molto curvo in avanti. Vorrei vedere se abbiamo qualche immagine invece di cani, qualche reference di cani che invece è molto più dritti, molto più col petto all'infuori. Soprattutto di profilo mi interessa per farmi un'idea di come posso strutturare un pochino la schiena e la curva della spina dorsale. Allora, abbiamo un altro paio di esempi qua, abbastanza simile però vediamo la schiena un pochino più eretta. Questo qui decisamente dritto, anche troppo per quello che vorrei fare io, perde un pochino il ridicolo, diciamo. Ok, perfetto, questo qui anche. Però questa qui mi piace molto, mi piace in particolare la reference per questi rotoli di grasso sul retro della schiena, sotto le scapole, questa curva con
con il bacino particolarmente angolato all'infuori. Sicuramente si vede che non può stare perfettamente dritto su queste gambe, però magari possiamo metterci a reinterpretare un attimo questo con una posa leggermente diversa delle gambe. Quindi, giusto per fare un esempio. Magari piuttosto che averle così, potremmo passare ad averle invece poggiate in maniera più digitigrade, oppure come stavamo vedendo prima, completamente poggiato anche sul piede alla fine. Allora, inizio ad avere già un pochino di reference utili, magari posso anche iniziare a fare una base del blocking, giusto perché in 3D avrò un'idea un po' più chiara dei volumi e di come strutturarli tra di loro. Quindi hai suddiviso le reference da immagine da prendere in posa e anatomia. Sì, ho qualche immagine in basso che riguarda la posa, ho qualche reference per espressioni ideali o per il volto da questa parte, anatomia vera e propria, quindi riferimenti anatomici, proprio canini della parte più alta, e qui in mezzo ho qualche riferimento generico ai carlini, a cui aggiungerò sicuramente altre reference in corso d'opera. Okay. Allora, me la piazzo sull'altro schermo. E iniziamo. Allora, mi sposto qui. Allora, iniziamo ovviamente da una sfera. Make Polymesh 3D. Allora, probabilmente in questo caso, sicuramente il mio istinto è di iniziare dalla testa, iniziare a lavorare un pochino sui volumi più interessanti del volto, eccetera, eccetera. Proprio perché quello là probabilmente mi toglierà parecchio tempo, almeno richiederà una certa attenzione. Vorrei invece iniziare subito a piazzare un pochino la struttura generale del corpo, le proporzioni generali, in modo tale da avere un'idea più o meno chiara di quale sarà la presenza fisica del personaggio in scena. E quindi invece mi lascio alla fine la testa, proprio perché so che ci spenderò un pochino di tempo in più magari su quella parte. Almeno voglio creare una forma generale. Quindi tanto per cominciare, abbiamo la sfera, mi metto in simmetri. Allora, probabilmente da quello che vedo nella maggior parte dei cani e dei quadrupedi in generale, il bacino, anzi la cassa toracica è particolarmente allungata, quindi parto dall'allungarla un pochino di più di quello che ci aspetteremmo degli esseri umani. Però nel caso dei carlini, magari data la forma particolare che hanno, quasi questa sorta di nanismo a livello di proporzioni fisiche, magari sarà in realtà un pochino più larga a guardare le reference rispetto a quello che mi aspetto. Per iniziare però parto con un semplice placeholder per la cassa toracica, vado a rimuovere un pochino di spazio da sotto e un pochino da qua sopra. Rimuovo lateralmente un pochino di spazio da dove vorrò attaccare idealmente le spalle. Come nel caso dell'insetto su cui abbiamo già lavorato, magari in questo caso mi conviene, per mantenere un po' questa caratteristica un po' ridicola e animalesca della posa, posizionare le spalle particolarmente in avanti rispetto che la posizione che ci aspetteremo normalmente da un essere umano. Iniziamo da qualcosa di questo genere e aggiungiamo una base anche per il bacino. Quello che vedo dalle reference è che c'è una netta sproporzione tra il torace e il bacino nel caso di questi cani. Ovviamente non avranno un bacino perfettamente umano, quindi mi limito sicuramente meno scodella, in genere quella è la shape tipica del bacino dei bipedi. In questo caso sarà probabilmente un pochino più piatta e più con delle ali laterali. Inizio da una forma generale, tanto sono certo che la dovrò riadattare completamente per la nuova anatomia bipede che voglio creare. Ok, allora, qualcosa di questo genere per iniziare ci può stare, giusto per avere un'idea di come si posizioneranno tra di loro. E già a guardare lateralmente, avendo una mezza idea di dove si posizionerà la spina dorsale, posso avere una primissima idea di quale sarà magari la silhouette generale del mio personaggio, no?
quindi riesco a vedere quanto effettivamente andrò all'infuori con i glutei, per esempio, o con lo sterno, e poi l'aggiunta della testa qui sopra. Non mi dispiace in realtà come curvatura in questo caso, qua dietro. Andiamo ad aggiungere un pochino di altri elementi per renderlo un po' più chiaro. Allora, append di un altro paio di sfere. Iniziamo qui dalla gamba. Okay. Duplico il modello. E passo invece al polpaccio con il local symmetry e il dynamic disattivato. Per spostare e scalare tranquillamente l'oggetto. Move. Inizio a dare un pochino di silhouette. Ho bisogno di tenere sott'occhio la reference. Allora, quello che noto è che sicuramente, nel caso di tutti quanti questi cani, con le gambe particolarmente corte, dal bulldog al carlino, nella maggior parte dei casi hanno un polpaccio davvero davvero molto molto corto, quindi faccio una base molto semplice, così, lo duplico e procedo ad aggiungere una base per le zampe. In questo caso faccio semplicemente digitigradi, magari in un secondo momento le cambierò leggermente. Vado a prendere magari un clip curve con control shift e schiaccio leggermente. Prendo il clip build up e posso aggiungere un pochino di volume sopra dove l'ho perso. Già vedo che le cosce sembrano particolarmente particolarmente lunghe rispetto ai polpacci. In molti di questi cani però hanno delle cosce particolarmente potenti, quindi lo spessore magari ci può anche stare. Vediamo un attimo se poi potremo ridurre ridurre la lunghezza un pochino. Allora, mi limito a collegare un pochino meglio tra di loro queste due parti e provo ad angolare più in avanti il petto. Iniziamo ad aggiungere qualche volume anche per le braccia. Mirror and weld, symmetry. Allora, in questo caso, nel caso di molti cani, sarebbero abbastanza in avanti le spalle, probabilmente in una posizione di questo genere, forse un pochino più in alto. Parto da questa sfera generica come placeholder per le spalle e la allungo leggermente, giusto per renderla un pochino più affusolata. La duplico. Allora, intanto mi riapro anche più il ref. Allora, qui. E mi recupero anche le mie reference da Chrome. Ok, allora riprendiamo. Allora, iniziamo però con dare un pochino di suddivisione in più questi qua. Allora. Non stai stremando però. Sono io. Ah no, no, dovrei. Sì, vedi? Sì, sono io che ti avevo okay. Messo piccolo. Ok. Allora. È stato salvato, giusto? No, in realtà no, perché era sotto i 20 minuti. Avevo una base comunque simile, diciamo, ho ricreato al volo quello che potevo. Ok. Allora. Mi spiace. No, ma fa parte del... succede ogni giorno. Ormai allora, sei abituato, dice. Allora, abbiamo posizionato questi deltoidi, li voglio ricontrollare un secondo per assicurarmi scusa, che... Scusa, hai iniziato la registrazione così per... Sì, sì. Ok, ottimo, allora scusa, non ti interrompo più.
Allora, mi voglio semplicemente assicurare che tutto quanto sia posizionato con attenzione come prima. In particolare, queste braccia un pochino sul davanti, come abbiamo detto. Qualcosa del genere. Controllo il tre quarti rispetto a qualche reference, sembra abbastanza simile. Ho bisogno probabilmente di un pochino più di sterno di petto qua nella parte alta. E mi volevo andare ad aggiungere qualcosa anche per il corpo, cioè per l'addome. Controllo le mie varie reference, in particolare quella lì del bulldog in piedi per vedere la curvatura della schiena, se mi piace. Infatti, ridurrei leggermente questa sorta di gobba qui in alto e incurverei tutta quanta questa parte bassa. Ok. E probabilmente sarà in generale bello largo, un po' di grasso qua lateralmente, e stringo un pochino le gambe tra di loro. Riprendiamo un po' quella shape che abbiamo creato prima con il clip curve. In questo caso ci basta già con l'acqua, abbiamo una forma generale simile a quella di prima. Ok, allora, in questo caso la pancia mi sembra un po' gonfia per quello che voglio io. Direi che però a questo punto possiamo iniziare ad aggiungere una base della testa. Anzi, prima di quello, giusto per scrupolo anatomico, andiamo ad aggiungerci un altro piccolo volume per segnare i pettorali. Quindi partiamo da questa sfera, magari la posizioniamo direttamente qui. Mirror and weld, local symmetry attivo, save. E con l'AccuCurve vado a infilare gli altri volumi di loro. Di nuovo mirror and weld. Ops. E mi attivo la simmetria. Ok. Voglio avvicinarle qua il più possibile nel centro poi attaccarle allo sterno, tirare fuori leggermente il volume del pettorale che esce da sotto la spalla. Non sono certo al 100%, diciamo che sia esattamente in linea con il pettorale di un animale, però non dovrebbe essere un problema perché noi stiamo comunque creando una sorta di ibrido. Guardando la reference, mi sembra che abbia questa specie di attacco particolarmente alto. Magari poi dovremmo andare a spostare leggermente anche i deltoidi. Iniziamo da qualcosa del genere. Piazziamo una base della testa. Allora, append di un'altra sfera. Vedo già in anticipo che ho sicuramente troppo volume qua dietro la schiena, però adesso mi concentro soltanto sulla testa. Allora, la forma generale della testa del Carlino è abbastanza sferica alla fine dei conti. Abbiamo pug, head,
Cioè, a livello di volumi, è una sfera principale con qualcosa, una sfera più piccola per il muso. Sicuramente il shape generale è abbastanza quadrato, trapezoidale, un pochino a cuore forse, aggiungendo le orecchie anche. Mi interessa però avere anche un buon tre quarti. Diciamo, okay. Perché sono interessato in un volto così, in un muso così schiacciato, a capire in silhouette cosa succede. No, quindi dove abbiamo lo zigomo, se ce l'abbiamo, in questo caso a malapena, l'occhio quanto all'infuori, il muso che volume ha, eccetera. Ok, allora con questa reference già dovrei essere. Tranquillo. Ok, allora. Partiamo da una shape abbastanza generale. Sicuramente mi sembra che sia in generale abbastanza trapezoidale come forma. Quindi parto con il build-up come al solito. Inizio a eliminare un pochino di volume da dove immagino che avrò le tempie, per esempio. Qui sopra avrò sicuramente il cranio, quindi avrò un pochino di massa. Un'arcata sopraccigliare più o meno in questa zona. Vado a creare un minimo di socket per gli occhi. E il muso invece nella parte davanti, che mi potrei creare anche con un volume completamente separato, invece lo posso anche scolpire direttamente creando, guardando un profilo, tentando di ricreare un po' la curva tra l'arcata sopraccigliare e il naso, e poi aggiungendo sotto il naso tutto quanto il volume necessario al muso. In questo caso tolgo Sculptris e passo in Dynamesh. Vado a rimuovere adesso volume della mandibola inferiore che voglio gestire in un subtool separato per comodità in modo tale da poi poterla aprire quando voglio. Ok. Vado a posizionare un placeholder per gli occhi in modo tale poi da poter riposizionare tutto quanto. Insert multimesh, basic, polysphere. E con local symmetry sempre ingrandisco e cerco di matchare uno dei tre quarti che ho come reference. Ok, parto da cose di questo genere, sicuramente poi c'era qualcosa da cambiare. Ok, splitto gli occhi, hide point, split hidden. In questo caso, per non distrarmi, mi separo anche tutto quanto il resto, la testa e gli occhi da tutto quanto il resto. Vado ad aggiungermi, magari direttamente con un extract da qua sotto. Extract, più spesso. Direttamente la forma generale della bocca. Gli occhi sembrano essere molto schiacciati e frontali. E mi faccio anche append di un placeholder per le orecchie.
rimuovo la curva, gli do un po' di curvatura così. Sulla metà del modello vado a creare una piega. Un po' di inflate qua in basso dove attaccherò l'orecchio alla testa. Ho bisogno anche di un profilo per capire esattamente come si poggia l'orecchio esattamente. In ogni caso, la forma generale è abbastanza simile, dovrei un pochino schiacciarla in questa direzione. E mirror and weld senza local symmetry. Allora, abbiamo una primissima base, questo qui è soltanto in modo tale da avere tutti quanti gli elementi che ci servono in scena. Adesso iniziamo effettivamente invece a controllare le proporzioni del volto, a guardare tra le reference se ci siamo anche con i tre quarti e i vari profili e la posizione esatta delle orecchie. Metto in simmetria anche le orecchie, le ruoto leggermente e cerco qualche altra reference. Facciamo part. Allora, carini questi volti anche molto più larghi e schiacciati, penso che si sposeranno bene con il tipo di personaggio che devo fare. Vorrei avere qualche tre quarti in più. Sull'altro schermo se c'è qualcosa. Allora questo per esempio, questo un po' dall'alto ci dà un'idea anche della posizione delle orecchie. Questo è un ottimo tre quarti. Questo sembra essere un cucciolo, quindi non mi fiderò completamente di queste proporzioni. E questa me la salvo perché era un po' in linea con il volto iniziale che stavo pensando. Va bene, allora usiamo un po' di questi tre quarti per avvicinarci un pochino di più. Allora, le orecchie sembrano essere in generale abbastanza più piccole. Qua consegnano Pinterest. Come? Pinterest sicuramente. Consegnano l'uso di Pinterest. Certo. C'ho qua già una bella abbondanza di Carlini su Pinterest. Stavo cercando anche qualcosa in particolare sul volto, sull'espressione facciale in particolare. In questo caso resto su qualcosa, sui volumi più in generale. Allora, thumb standard, iniziamo a tirare fuori in maniera un pochino più precisa il naso, per esempio. La linea principale, che è questa sorta di naso labiale super esagerata che hanno i Carlini dietro il muso. E a delimitare tutta quanta l'area del labbro superiore. Rebuild up. Labbro inferiore invece inizio a scavarlo in modo tale da avere un vero e proprio labbro che potrò modificare. Thank you.
Andiamo ad aggiungere un po' di struttura anche. Adesso torno già. Vado a rimuovere un pochino di volume per creare le orbite, poi mi preoccuperò di aggiungere anche di aggiungere anche le palpebre e il resto. Vedo però in molti tre quarti che dovrei andare a ingrandire ancora la parte del muso rispetto al volto. C'è una particolarità dei Carlini che quasi in tre quarti non hanno zigomo. Quindi posso tentare di ricreare leggermente questo effetto della silhouette. E vado di nuovo ad aggiungere qua volume. Okay. Direi che possiamo leggermente rimpicciolire gli occhi e riposizionarli. A questo punto direi che possiamo già partire con una base semplice di palpebre, giusto per avere un'idea migliore di se stiamo andando nella direzione giusta. Lo farei nella maniera più semplice possibile, ossia mi prendo la mia sfera principale degli occhi, la duplico. Faccio un quick save, utilizzo il knife curve per fare un taglio più o meno al centro, duplico il modello, anzi prima del taglio faccio un leggero inflate, ok. Poi vado a tagliare grosso modo a metà. Mi assicuro di avere il gizmo esattamente al centro del modello. Tagliare. E ruoto semplicemente verso l'alto questa sfera. Mirror e mirror and weld. Faccio un duplicato che semplicemente girare invece qua in basso così. Tengo presente che la palpebra inferiore in genere è un pochino più piccola e sottile di quella inferiore, soprattutto negli umani, però insomma vogliamo dare un aspetto un po' umanoide, sto qua, quindi mi tengo su qualcosa di questo genere. Vado a rimuovere un po' di volume anche nella parte qua in mezzo. Sicuramente ci sarà da riempire. Però per ora lo tengo così. Allora, una buona base, penso di poter rimpicciolire un pochino gli occhi. Iniziamo dall'occhio in sé e poi anche includiamo anche le palpebre. Anzi, l'occhio, stiamo attenti a ridurlo correttamente con il local symmetry e dynamic disattivo, così. E poi rimpiccioliamo anche direttamente con la parte. Ok, allora ci siamo. Sicuramente nel profilo vedo ancora troppo la forma della sfera generale e ho bisogno di più volume nel muso di profilo. Quindi vado a recuperare una buona reference di profilo. Assolutamente ridicolo. Veramente animale assurdo. Va bene, allora, praticamente non hanno assolutamente naso, tutto quanto il volume nella parte del labbro superiore, sembra.
Naso completamente schiacciato all'altezza degli occhi. Questa è carina anche. Ci sono casi ovviamente più o meno visibili. Penso che questo qui sia un buon esempio per quello che devo fare io. Mi rimetto sul profilo e vado a rispostare. Partirei magari dal mettere assieme momentaneamente questi due modelli, quello della bocca e quello quello del labbro inferiore e quello del labbro superiore. E poi in questa maniera posso, prima di tutto, andare a ridurre tutta la parte di cranio dietro, che per ora non ci serve. A schiacciare il naso ancora più all'altezza degli occhi. E andiamo a vedere che succede a livello di volumi sotto il labbro superiore. Quindi abbiamo un'altra reference. Andiamo ad aggiungere in particolare sul modello principale della testa uno shape un po' più adatta per la parte del collo e sotto le labbra. Allora, il build up lo prendere qua sotto. Ok, allora voglio semplicemente mettere una maschera qua. E ricoprirmi di nuovo questa Ok, stiamo iniziando ad avvicinarci un pochino a quello di cui abbiamo bisogno. Probabilmente posso far finire un pochino prima questo labbro, così, e qua sotto invece metterci un pochino più del grasso appeso. Aggiungere qualche volume secondario all'occhio. Standard. Ok, allora il naso adesso sembra un pochino troppo piccolo. Ricostruisco leggermente col clip il dato. Iniziamo a essere un pochino più in linea con quello di cui abbiamo bisogno. Allora, sicuramente c'è ancora qualcosa che non va, vedo in particolare nel tre quarti, probabilmente c'è ancora da aggiungere un pochino di volume. Questo sul tre quarti funziona abbastanza bene, poi sul frontale, sul profilo perde di nuovo qualcosa. Vediamo un attimo. Proviamo a invertire, a lavorare un attimo soltanto sul labbro inferiore e ci cerchiamo qualche altra reference.
L'impressione è che il labbro inferiore sia praticamente invisibile sotto tutto quanto questo volume della parte di sopra. E proviamo di nuovo a modificare leggermente la posizione e la grandezza degli occhi. Se vogliamo anche migliorare l'effetto, diciamo, degli occhi, possiamo banalmente raddrizzare il gizmo nella sfera principale dell'occhio, fare un duplicato, rimpicciolire queste due sfere e spingere leggermente in avanti, così abbiamo anche un volume provvisorio del bulge dell'occhio. Al momento ovviamente anche l'espressione è abbastanza generica, eccetera, eccetera. Vogliamo sicuramente poi caratterizzarlo un po' quando arriviamo nelle fasi finali. Ok. E andiamo ad aggiungere un pochino di volume. Ok, allora ritorniamo alle reference e vediamo un attimo che cos'è che non mi convince molto di questo volto. In particolare, rispetto alle reference che ho trovato io, questa shape particolare completamente a campana della bocca ci manca completamente. Quindi proviamo a basarci un attimo su una reference tipo questa per riavvicinarci un po' all'effetto di cui abbiamo bisogno. Recuperiamo questo, direi di rimpicciolire di nuovo leggermente gli occhi, di metterli leggermente più laterali. Ok. Più di guancia qua, sicuramente abbiamo questa shape quasi triangolare nella parte alta della testa. Andiamo a rimuoverci questa parte centrale dell'occhio e apriamo di più gli occhi. Sembra già andare un pochino meglio, andiamo di nuovo a fissare qua il labbro inferiore. E magari ammorbidiamo già leggermente con un po' di Dynamesh queste palpebre. Uno. Okay. Mi sembra che stiamo iniziando un po' a avvicinarci a quello di cui abbiamo bisogno. Andiamo a fissare un po' la silhouette delle orecchie. Andiamo a piazzare qualche idea di questi volumi secondari sulla testa e sulla fronte. Li avremo sicuramente
una serie di pieghe di depressioni di vario genere. Da una base di questo tipo. E andiamo ad aggiungere qualche altra linea che vedo in più nelle. E più o meno ci siamo. Allora, direi che in molti casi vedo che c'è molto più grasso in questa piega sopra il naso. Proviamo a. Ok, mi sembra che ci stiamo decisamente avvicinando. Ci sono varie cose che ancora non vanno sul profilo. Sul tre quarti mi sembra andare decisamente meglio, frontalmente anche un pochino meglio. Andiamo magari ad aggiungere un materiale simile a plastica, l'occhio, con magari un colore anche adatto, tipo nero. Ovviamente possiamo anche accennare un minimo di colore. Faccio proprio un minimo perché non ho bisogno davvero di averne una versione perfetta adesso. Allora, facciamo con il Paint BPA. Vado giusto ad aggiungermi molto molto leggermente. Un leggero alone scuro, un po' più chiaro. Ci siamo. Maniera leggera. Poi posso andare a riprendere lo stesso colore un pochino più chiaro, creare delle leggere striature. Questo per dare un po' l'impressione della luce che colpisce l'iride nella parte bassa, mentre nella parte alta vado invece a creare delle striature un pochino più scure. L'idea è che nella parte alta dell'iride c'è un'ombra castata e nella parte bassa invece viene colpita direttamente dalla luce. Andiamo sul nero puro. E il tutto andiamo a scurirlo. Sia bella tonda. E invece il resto voglio semplicemente scurire in generale. Siamo RGB intensity un pochino più alta, focal shift un pochino più alto. Aggiungo giusto qualche striatura qua in mezzo.
magari qualche leggero highlight in più. Vi faccio una passata di nero perché non voglio che sia troppo evidente. Giusto per avere un placeholder per gli occhi che ci funzioni un pochino meglio. Allora, voglio andare ad aggiungere un pochino di volumi e un attimo più di dettaglio, giusto per avere un'idea di dove ci saranno le pieghe più forti, dato che il Dynamesh generale ha ridotto un po' il dettaglio dappertutto. Allora, inizio con dare la smussata nei punti dove credo di aver bisogno di meno dettaglio, qui per esempio. Questa parte di transizione per questi vari muscoli, e qui leggermente tra il dorsale e la cassa toracica, davanti. E poi il Dynamesh. E poi mi rimetto con il Dumb Standard a segnare un po' i gruppi più importanti. Quindi, tanto per cominciare, rinforzo sicuramente questo pettorale. E magari provo a fargli un'ulteriore divisione. E per ora li segno solo col Dumb Standard così, poi magari andrò a rinforzare leggermente col Pre-Build Up. Ok, stiamo giusto con qualcosa del genere. Magari un pochino più in alto, così non roviniamo. Cosa più di questo genere, meglio. Riduco un po'. E magari vado ad aumentare leggermente un paio di dettagli sotto la fine del pettorale, sotto la fine della cassa toracica. Solo per avere un punto un pochino più evidente. Magari vado a fare leggermente la separazione dello sterno qua. Solo accennata. Vado a rinforzarmi tutte quante le pieghe principali che mi ero fatto, quindi per esempio questa principale del collo, qui sotto sicuramente. Questo angolo laterale. Nelle varie transizioni tra il braccio, l'avambraccio. Allora, Dynamesh di nuovo. Direi che possiamo andare ad aggiungere giusto una base di vestiti. Allora, non sono ancora certo, diciamo, del tipo di vestito che li voglio mettere, però stavo pensando a qualcosa come un giubbotto imbottito aperto, senza maniche, nella parte alta, in modo tale da far vedere la pancia e l'addome, aggiungere qualche gioiello tipo catene o simili. E invece per la parte bassa stavo pensando, dato che non ho voglia di coprirgli completamente le gambe, mettergli degli scarponi, creare della roba che mi coprirebbe soltanto il concept in sostanza, stavo pensando invece di fare qualcosa più tipo, per quello stavo pensando alla Florida, qualcosa tipo più boxer, costume da bagno, una roba del genere. In questo caso mi tengo soltanto una maschera che più o meno corrisponda a questa parte ideale di boxer o di short, una roba di questo tipo.
Faccio un duplicato del mio modello. Ctrl Shift D. E faccio Ctrl W per applicare in questa nuova zona il esattamente un nuovo polygroup. Me lo posso poi isolare facendo Ctrl Shift e clic. Cancello gli oggetti non visibili. Faccio uno Z Remesh con un Keep Groups e lo Smooth Groups e vado magari a 0.8 come target polygon count. Riduco anche la depth size e posso magari ridurre ancora a 0.5. Ok. Questo lo posso poi mettere in Dynamic Subdivision, aggiungere un pochino di thickness, eliminare il post subdiv e mettere tutto l'offset verso l'esterno in modo tale che vediamo soltanto dall'esterno. Allora, come base ci può stare, poi l'andrò sicuramente a modificare tra questa e la prossima volta. Andiamo a colorarla magari di un colore un pochino più scuro e le do anche un materiale leggermente più lucido, giusto per differenziarla. MRGB. E ritorniamo sul nostro materiale principale. Ok, per quanto riguarda la parte alta, invece sto pensando di mettere, come dicevo, un semplice giubbotto imbottito, una roba di questo genere. Quello che mi conviene in questo caso probabilmente è partire proprio da una sfera, posizionarla più o meno in linea con il corpo, e in simmetri andare a scolpire molto a spanne in generale l'ingombro che vorrei avere. Mi piacerebbe avere tutto leggermente smanicato così. Magari con il cappuccio, magari no, vedremo, giusto per avere un primissimo ingombro. Ok, e sicuramente vorrò anche aggiungergli qualche elemento in più, tipo una catena o qualcosa del genere. Approfitto a questo punto per aggiungere qualcosa proprio su come creare catene dinamiche o robe di questo tipo. Allora, quello che vorrei creare è una catenina che poi li possa appendere al collo e che possa muovere con le dinamiche direttamente, in modo tale da avere un buon funzionamento, insomma, effettivamente che si possa appendere in modo tale da appoggiare più oggetti, magari uno sopra l'altro, o qualcosa di questo tipo. Il problema che abbiamo in Z è che le dinamiche sono tutte quante dinamiche per il cloth, non per oggetti rigidi o robe di questo genere. Quindi anche un elemento come una catena sarebbe relativamente complicato da fare con le dinamiche. Però possiamo anche falsare leggermente il fregare un pochino questa roba di Z direttamente con qualche impostazione in più prima di applicare le dinamiche. Vediamo un attimo, allora. Quello che vorrei avere io adesso è una catena, quindi esattamente formata da diversi anelli, uno in una direzione e l'altro nell'altra, si infilano tra di loro e la faccio lunga quanto voglio. Perché la catena non collassi su se stessa quando sono in dinamiche? Ho bisogno di simulare tutto quanto su una semplicissima striscia di poligoni. Una cosa come questa. Cioè l'ideale sarebbe utilizzare una striscia di poligoni come questa qui per fare tutte le mie dinamiche, le varie forme generali, e poi sostituire questa striscia di poligoni con degli altri modelli concatenati. Per esempio, se andiamo in Dynamic,
e attivo Dynamics App Division, vedete che qua in basso c'è Micropoli. Se clicco su Micropoli, ci sono tutta una serie di preset possibili, di cotte di maglia, di catene, di robe di questo genere, o di tessuti anche. Proviamone uno tipo questo qui. Ok. E vedete che è stato sostituito quella striscia di poligoni con quello che sembra essere una catena. Di fatto, in realtà, questa qui non è una catena. Vedete che se smusso non cambia niente la catena. In realtà siamo semplicemente in Dynamics App Division e stiamo soltanto a livello visivo sostituendo il nostro modello con un altro modello. Quindi se in questo caso facessi, per esempio, questo qui, avrei un altro tipo di dettaglio, o ancora questo qui, un altro tipo di dettaglio. La cosa comoda di questo metodo è che in realtà il nostro modello è super leggero, e possiamo simularlo, farci quello che vogliamo, però sopra abbiamo una versione invece più dettagliata con la catena che effettivamente vediamo in scena. Proviamo a crearci il nostro, invece a editarlo per creare la nostra catena personale. Allora, prima di tutto faccio Dynamics, Smooth Subdivision a 0, Micropoly on, e da questo qui mi seleziono qualcosa di semplice, come un cubo, per esempio, questo cubo uno per uno, ok? Che, come vedete, dà l'impressione di essere effettivamente un modello, ma in realtà stiamo ancora muovendo quella striscia di poligoni originale. Disattivo, eccoci. Per modificare questo cubo e andare a creare invece qualcosa che torna un po' più utile a noi, posso fare semplicemente anzi, Alt clic su l'oggetto che voglio editare. Ok. Quando faccio Alt clic, mi crea un duplicato dell'oggetto come tool separato. Sarebbe questo qui. Allora, in questo caso parto da un primo duplicato e voglio utilizzare l'ingombro del cubo originale. Ok. Come placeholder per avere un'idea di quanto spazio devo occupare con la mia nuova catena. Quindi posso andare a ridurre leggermente questo. Con il cubo che c'è, con il plane che c'è dietro, so esattamente quanto spazio devo occupare ogni volta. In questo caso andiamo a fare qualcosa di abbastanza semplice. Facciamo, per esempio, creiamo proprio la versione più semplice in assoluto di questa cosa. Allora, diciamo che mi metto in solo, mi faccio la prima parte del modello così, mi seleziono questi due piani interni, mi e poi posso estrudere uno e l'altro con il control, selezionarmi questi due e allargarmi questa parte. Ok, è un mirror and weld senza local symmetry. Andare a rimuovermi con lo Z-Modeller alcune di queste parti e magari andare a suddividere o a dividere prima questi vari edge loop. Quindi facciamo per esempio un bevel, una parte, e poi suddivido ulteriormente. Allora, teniamoci qualcosa di questo genere, non ci dovrebbe servire altro. Mi vado a prendere questa metà di Tilden, la e mi vado a posizionare la prima parte di qua.
ruotando di 90, 180 80 gradi. La seconda. Poi posso andare a fissarmi leggermente un lato. L'altro. Allora, questo qui in linea teorica dovrebbe funzionare. Allora, in teoria in realtà non ci siamo, perché questo qua, se lo duplicassimo, non combacerebbe un lato con l'altro. Quindi semplicemente questi qua ce li teniamo esattamente. Questo me lo riduco leggermente. Così. Ci faccio un duplicato. Un mirror and weld invece su sull'altro asse, facciamo su, andiamo un attimo indietro che facciamo prima, ok, torniamo a quello intero, li metto al centro, questo qui lo riduco leggermente, adesso mi vado a fare un duplicato ruotato di 90 gradi. Voglio andare a posizionare invece qua. Ok. Vediamo un attimo. Riuscirebbe a concatenarsi in maniera corretta? Sì, sembra di sì. Perfetto. Allora faccio mirror and weld di nuovo sull'asse Y, questa zona, duplico il modello, vuoto e lo riposiziono al centro. Da questo secondo modello posso andare a rimuovere 1, 2, delete. Unico polygroup, altro polygroup qui in mezzo. E vado a mettermi assieme due pezzi, merge down, ok. Adesso questo qui dovrebbe essere facilmente, può essere facilmente riutilizzato nel, di nuovo nel micropoli. Quindi ritorno in dynamic, micropoli, faccio un quick save generale. Faccio control click qua sopra e seleziono il mio nuovo oggetto. Come vedete me lo sta duplicando per la lunghezza della mia catena di poligoni. Devo semplicemente, per farlo funzionare correttamente, ruotarlo e fare rotazione in Z, ok, e assicurarmi che ci sia il weld attivo. Se il weld non avviene perfettamente, vuol dire che probabilmente andranno leggermente modificati e alzate queste due parti, quindi per esempio così e così, mi metto al centro, le porto leggermente più su e provo a richiamare lo stesso modello di prima, rotazione, qui. E abbiamo la rotazione in questa direzione. Ok, quello di questa cosa è che adesso posso anche chiaramente muoverla come voglio, farla cadere con delle dinamiche, si strecceranno leggermente, ma a patto che utilizzo le dinamiche in maniera corretta, questa cosa dovrebbe funzionare. Per cui in questo caso potrei banalmente utilizzare un semplice cilindro, top end, cylinder, mi tengo soltanto questa striscia di poligoni qua in mezzo, delete hidden, la inspessisco leggermente. Ok, rimuovo la parte di corpo, aggiungo anche qua Dynamic Subdivision, 0 Smooth Subdivision, Micropoli, Control, seleziono quale micropoli esattamente voglio, vedete posso
spostarmela, modificarla come voglio. Magari prendo una scala generale. E me la vado. Ok, giusto per farci un'idea. E ritorniamo. Ci sono ancora domande, dubbi, qualcosa, qualcuno ha scritto qualcosa? No, al momento no, però se qualcuno ha qualche curiosità, domanda, perplessità, qualsiasi cosa, lo può scrivere adesso in chat. Vediamo un attimo di rispondere e di risolvere tutti i dubbi. Uscito Tanto continua. direttamente da GTA proprio, Sì, sto cane. abbastanza. Sì, gli servirà qualcosa come anche sicuramente vedremo, cappello, bandana, qualcosa. Cosa tireremo fuori. Ok. Tanto per accenno. Idea, per esempio, dettaglio. Andiamo ad aggiungere magari materiale. Proviamo per esempio con questo basic material, oppure qualcosa di più metallizzato ancora, ci potrebbe stare. Blin, non è neanche malaccio. Ok. Mi applico materiale e il colore anche qua sul corpo, materiale qua sulla testa. Nuovo materiale anche per questa parte della caruncola, magari la vado a fare in stesso materiale degli occhi bagnato, quindi skin shade, ma toy plastic. Andiamo a selezionare magari un colore. Magari un po' più MRGB. C'è una domanda in chat Dimmi. se vuoi rispondere. Qua chiedono se attivassi parlando di dinamiche clot, se attivassi la dinamica nella catena, manterrebbe la sua forma oppure si deformerebbe come un vestito? Allora, semplicemente giocando con la fairness, che quindi in particolare il settaggio, la prossima volta vediamo bene le dinamiche, così le spiego per bene. Però, anche soltanto per fare una prova al volo, proviamo su questo qua. Rimaschero la parte posteriore, per esempio, elimino questo qui, e adesso calcolerà per le dinamiche soltanto i modelli visibili. Vado in Dynamics,
Normalmente con la firmness a 2, la strength a 1, simulation iteration così e la gravity strength così alta, se faccio un calcolo delle collisioni e poi mando la simulazione, probabilmente si allungherà e si appenderà leggermente. Proviamo. Esatto, quindi leggermente più appeso magari di quello che ci aspetteremmo. Ok. Se aumentiamo leggermente la firmness o giochiamo con questi pochi settaggi che abbiamo qua, dovremmo riuscire senza problemi ad avere un effetto molto più simile a quello di una catena. Aumentiamo ulteriormente la firmness, riduciamo la gravity, per esempio. Ok, quindi per esempio in questo caso si è appesa in maniera un po' più leggera. Vediamo un attimo se E tengo la comunque maschera si è un poco parzialmente. deformata la forma della catena in sé. Leggerissimamente. Proprio se riduco qua e guardiamo i poligoni originali, essenzialmente vedete che la differenza è uno stretch un pochino più lungo qua e uno un pochino più corto qua, quindi di fatto dovremmo avere degli anelli della catena un po' più lunghi in questa zona che in questa. Una leggera deformazione c'è senza dubbio. Però niente che non si possa fixare o con un semplice Z-modeller o con ricreando in una nuova maniera il modello. Banalmente, ora abbiamo una nuova curva perfetta per creare questa cosa. Se ci vado a mettere con lo Z-modeller un loop qua in mezzo, facciamo insert, aggiungo un nuovo loop qua dentro. Poi mi segno su questo polyloop, dico polygroup, e ho dato un nuovo polygroup a metà del modello, essenzialmente. Ok. Allora, se io passo adesso un pennello tipo questo qui, un insert mesh essenzialmente, questo qua, che mi disegna questi plane, e lo faccio esattamente però sopra questa divisione tra i due polygroup, e premo shift, si crea una nuova pennellata praticamente direttamente su seguire quel polygroup di prima, quella divisione dei polygroup. Se ora questa roba io me la isolo e cancello la parte nascosta di prima, delete item. Ok? E lo riclicco soltanto una volta. Questo Esatto. Vedete che essenzialmente adesso si è ricreato con i poligoni tutti quanti della stessa identica distanza. Quindi semplicemente adesso sostituisco delete item al modello di prima, questo nuovo modello che ho fatto, lo rimetto in Dynamics Subdivision. E adesso sono tutti equamente distribuiti. Quindi in questo caso ho fatto prima la simulazione e poi per eliminare la deformazione ho ricostruito il plane essenzialmente. Ha senso? Beh, parrebbe di sì, visto il Ok, ci siete, risultato. sì. Sì. Ah, ecco, questo magari metal così mi piace un pochino di più. Va bene. Allora, teniamoci su una roba di questo genere. Magari andiamo a fissare leggermente le zampe ulteriormente, oppure riposiziono meglio la giacca. Questo è un po' un placeholder per la giacca, poi nella prossima la modifichiamo con
con le dinamiche la rendiamo un pochino più, più interessante e dettagliata. Andiamo ad aggiungere qualche figa. Allora, direi che magari l'ultima roba che possiamo andare leggermente a fissare prima di chiudere. Andiamo a modificare leggermente l'espressione per renderlo più in linea con quello che avevamo pensato originariamente. E farei prima di tutto uno z-remesh per questa parte. Adatti il size basso, z-remesh. Ok, gli do qualche suddivisione, torno subito prima dello z-remesh, esatto, e faccio control click per segnare questo specifico undo, poi vado in Project History, li faccio Project History anche soltanto del colore. Quindi adesso abbiamo un modello con lo z-remesh invece, in modo tale da poterci mettere la prima suddivisione e poter modificare più facilmente i vari volumi secondari. Inizierei dal dare un pochino di asimmetria a questa parte, come se dovessero spuntare i denti. In questa parte bassa di palpebra posso mascherare un lato, stringere leggermente una palpebra rispetto all'altra, mentre queste qui le abbasserei leggermente. Gli occhi li posso ruotare leggermente in una direzione disattivando il mirror nel symmetry. E ora posso utilizzare il move inizialmente sempre in symmetry per aggiungere anche l'espressione principale. E andiamo a prendere da un altro modello qualsiasi, giusto dei. A prendere da qualche modello giusto dei denti generali come placeholder. Vediamo, tool. Qua abbiamo uno scheletro, probabilmente ci sarà quello che ci serve. Tengo soltanto questa parte, ancora soltanto questa, delete hidden, autogroup, mi vado a rimuovere queste altre due parti.
mi rimuovo poi tutti quanti i denti superiori perché voglio al momento aggiungere soltanto quelli inferiori e comunque non mi serviranno. Ok, delete it then, di nuovo e vado a importarmi questa dentatura nel modello del carnet. Simmetria, giusto? Okay. Voglio rendere in maniera molto leggera. Okay. Anche questi più un placeholder che là, che altro, insomma, però servono a dare un'idea del risultato finale. Mi allungo magari leggermente un canino. Mi riporto un pochino sul resto del modello. Ok, anche qua inizia a diventare un po' più interessante. Ok, lo sguardo comunque adesso inizia ad averlo un pochino di più e magari tanto per presentazione posizioniamo un paio di luci un pochino più intense. E gli aggiungiamo una seconda luce che magari mettiamo come backlight. Doppio clic qua. Ok, chiaramente questo materiale per il Jotun risponde correttamente alla luce, quindi lo qui. Aggiorno il materiale. Ok. E vado a rinforzare un pochino la base. Ok, iniziamo ad avere insomma qualcosa di decisamente più in linea con quello che ci aspettavamo, no? Più leggibile, più in linea col concept. Ci sei? Sì, sì, eccomi. Allora, prima di chiudere, giusto per magari un pochino di completezza, ragioniamo un attimo sulle cose che vogliamo fare poi la prossima volta, che cos'è che possiamo ancora aggiungere adesso e cos'è che non funziona. Allora, sicuramente sono da c'è da lavorare sulle zampe inferiori. Questo qui sarà tutto quanto un lavoro un pochino di pieghe nella parte davanti, dove sono leggermente compressa, come anche nella parte qua sui polsi vicino alle zampe superiori. La prossima volta sicuramente vogliamo aggiungere qualcosa anche a livello di dinamiche, in modo tale da aggiungere qualcosa anche a livello di dinamiche, in modo tale da migliorare queste varie pieghe di grasso e lavorare anche un pochino di più sui vestiti, in modo tale da renderli più realistici.
Sul volto in generale mi sembra che più o meno funzioni. Sarà da integrare con tutti quanti una serie di altri rotoli e simili per il resto del corpo. Sì, l'espressione diciamo che dà molto l'idea del personaggio in questo momento. Sì, adesso decisamente rende un pochino di più. L'espressione che c'era prima ovviamente era completamente... ecco, magari un pochino dal basso, con l'inquadratura leggermente dal basso, magari possiamo anche abbassarli leggermente lo sguardo, così. E magari riposizionare quella luce principale per illuminare un po' meglio entrambi gli occhi. E rende abbastanza un po' il tipo di personaggio che volevo creare. Questo qua chiaramente con magari qualche tatuaggio, una serie di dettagli in più inizierà a diventare anche più interessante. Però riesco già a immaginarmi con un pochino di tatuaggi qua in giro, sicuramente inizia a diventare un po' più interessante. Per la parte bassa, come dicevo, penso che questi qua li convertirò in una sorta di boxer da bagno o qualcosa del genere. Ok, tipo con i fiori, una cosa Sì, esatto, una molto. roba del genere. Me lo sto immaginando molto piccolo Sì. criminale della Florida. Non so perché la Florida mi è particolarmente in mente in questo caso. Allora, più o meno mi sembra che renda abbastanza bene anche, si riesca a leggere più o meno la posa a pancia in fuori, eccetera, eccetera, un po' quell'aspetto ridicolo di cui parlavamo all'inizio dei cani quando sono Sì. due zampe. Comunque, anche adesso che è in simmetria si vede comunque dove si vuole andare a parare, quindi la direzione diciamo che è abbastanza segnata. Sì. Va bene. Allora, io direi a questo punto possiamo anche chiudere qui. Sì. Se ci sono le ultime domande, possiamo rispondere adesso, quindi dai, altri magari un paio di minuti per chi ha Certo. qualche curiosità. Parli ora o taccia per sempre. No, comunque si scherza. Carlino tutto arrabbiato. Sì, devo dire, diciamo, mi funziona abbastanza, nel Sarebbe senso... da provare anche con il cappello, tipo, Sì, sarebbe da il capire. cappellino Stavo pensando a un standard. cappello, stavo pensando a una bandana l'altra volta, ma in effetti il cappello gli sarebbe bene qua. Bisogna vedere come si sposa con le orecchie, se non li rovina un pochino la silhouette del Carlino, insomma. Sì. E magari prendere alcune foto di rapper della zona e vedere un Sì, po' anche il loro stile. sicuramente anche tornerebbe utile.